Canalonga, sabato 27 dicembre 2014. Siamo in compagnia di Gesuino Dejana per raccogliere una sua testimonianza importante per un suo prossimo libro imminente, che potremmo provvisoriamente intitolarlo Appunti sparsi per una biografia futura. Gesù. Gli appunti sparsi sono appunti spellidos. Sono, vabbè, in questo caso rimangono. Certo. Apprezzo intanto, grazie per la tua attenzione. E non pensavo di meritare tanto, però, insomma, mi fa piacere effettivamente raccontare cose che sono del passato, del presente, questo. Allora, Gesù, tu nella tua lunga carriera, nella tua vita, hai avuto modo di conoscere tantissimi personaggi importanti, famosi, e oggi ne vogliamo approfondire almeno uno. Si tratta di un autentico mito del rock o del punk, giusto? Sì, credo che tu alluda a Joe Strummer. Ecco, Joe Strummer, sì. Chi è anzitutto, prima di sentire la tua testimonianza? Ma non che io sappia così tanto di Joe Strummer, tant'è vero che quella mi pare unica volta che l'ho incontrato, salvo poi sentirci al telefono e via fax, io un messaggio, una volta ci promettevamo di fare delle cose insieme. È avvenuto così, posso raccontare, diciamo, l'aneddoto. In realtà è successo nell'ambito dell'avvenimento che segue UOMAD, c'era UOMAD a Reading, non ricordo bene se siamo nel 95 o 96, questo è una cosa che ti potrei chiarire in un secondo momento. Però fatto sta che successe così, noi eravamo alla Real World per la The Recording Week, la settimana della registrazione presso gli studi del ben noto Peter Gabriel. E lì è successo appunto che ero con i Tenori Sdibiti e mi pare, non so, Daniele, ah, ma la Bitulas Peter mi fa. Ha detto no, io non lo conosco neanche. Ha detto mi è in cue. Allora sono andato a salutare Peter, lui già mi conosceva, c'erano le TV che riprendevano, ci sono negli archivi, non lo so se gli incaricati lì, ci sono pezzi di storia che sinceramente a me stanno a cuore perché me la sono cercata, la voglia di comunicare con il mondo, poiché la nostra terra, così come può vantare dei pregi per l'isolamento, ha dei grandi svantaggi e in questo sicuramente abbiamo bisogno della comunicazione libera. Ecco perché la motivazione di finire lì in questi studi. E tra gli altri, dopo Peter, così, mentre mi aggiravo in mezzo a tanta gente, c'era lo spazio dove si mangiava tutti insieme, ma è da immaginare, non so se fossero in genere 20 culture del mondo, 12 studi di registrazione, Iggy Pop, il famoso cantante che girava per gli studi. E tra questi vedo questa chitarra, era una Telecaster arrugginita, io ero con la mia che giravo e la suonavo. Insomma, ho detto, beh, ma questa chitarra, what is this rusted guitar? Ah, dice, no, la mia chitarra, diciamo, la porto così, la portava appoggiata lì alle sedie mentre mangiavano. Allora prendo e gli suono qualcosa, dice, please come to my Strummerville. Strummerville, ho pensato, ma tu per caso suonavi in un gruppo famoso? Ah, dice, oh yes, 11 years ago, dice, con The Clash. Ah, ho pensato, va, adesso se gli dico che... Ah, quindi sei dei Clash, no? E se sta bluffando, però l'ambito era quello, allora dico, ah, allora sono sicuro che mia figlia sarebbe felice di avere che io faccia una foto con te, perché lei è una
fan dei Clash, che non li ha conosciuti, Rock in the Casbah e così via. E così facciamo una foto, tra gli altri c'erano carissimi amici, e oltre ai tenori di Viti c'era Raffaele Musio, che è un gran tecnico del suono, che ha la studio di registrazione Casagliana, qua vicino. Noi siamo in Sardegna, abbiamo per fortuna un bel po' di studi di registrazione per creare cose belle, così almeno speriamo. E quindi in quell'occasione conobbi il meglio Joe Strummer, andando alla sua Strummerville la sera e suonando con gli indiani e una sua amica che suonava la famosa Telecaster arrugginita, per l'appunto, di Londra, e mentre fumava un bel joint lungo lungo così. This is music, aveva questa fava, questo fagiolo caraibico che si usa come shaker, e devo dire mi sono divertito molto. Poi in seguito, quando ho cercato di metterlo in contatto con mia figlia, parlando al telefono, dice: ma papà, dice, cosa gli dico adesso? Che per l'emozione si è messa a piangere per la gioia, no? Non lo so, penso sono quelle cose a cui penso sempre, che ormai dovremmo, in questo momento preciso, siamo nel 2014, ma presto arriva il 2015, non perdiamo tempo a recuperare i rapporti intercorsi con gli amici dell'Inghilterra, che sono è un mondo dove la musica è il più grande business, music business. Io lo metto a favore di Londra, degli inglesi, come talent scout. Non so se penso al bassista degli Animals, che scoprì Jimi Hendrix. Ciao Joe.